nuovo. Nissan, una carissima amica, e Chiara, diciamo, in bianco, qui la responsabile della ricerca della Simpat, che è Sara Filanti. Vieni Sara. Ti presenta l'argomento alla ricerca e la questione dell'intimità. Bel titolo. Buongiorno a tutti. Intanto per me è una gioia e un onore essere qui con voi. Ricordo il convegno di maggio 2019 in cui appunto ci siamo incontrati con l'AIAT e con altre associazioni di analisi transazionale ed è partito questo viaggio per la ricerca sull'ansia. Avete raccontato molti di voi, no? Qual è stato poi il percorso, quindi ciascun centro, associazione ha riflettuto all'interno rispetto a quello che era il proprio modello, il proprio modo di vedere l'ansia e di curarla e ci sono state queste pubblicazioni e poi il lavoro diciamo proprio fino direi, no? Di arte, di mettere insieme, rammentare tutte le varie parti, tutte le associazioni insieme per costruire un modello che potesse rappresentarci tutti nell'unità e anche nelle differenze. Quindi vi porto. Intanto che troviamo le slide, vi porto i saluti del presidente appunto di Miserbini, che soprattutto ci teneva a ribadire anche questo legame di fiducia, di affetto e di stima che si sta creando anche proprio con l'AIAT e in questo senso siamo partiti, no, quando Rino mi ha chiamato un mese fa, poi mi sono sentita con ella e ho letto quella che era la goal, no, anche di questa giornata, a riflettere insieme intanto proprio su queste parole, no? Della coesione e dell'intimità. Siamo partiti riflettendo quello che sono state queste parole intanto per noi come Simpat in questo tempo che non ci siamo visti, cioè nella pandemia, come l'abbiamo affrontata. E quindi ho detto, mentre sentivo tutte le altre vostre esperienze, dico forse sono andata fuori tema perché sono partita dall'ultimo nostro incontro, però c'è un filo che ci porta alla ricerca, che ci porta fino ad oggi qui. Quindi proprio andrò a raccontare, no, il nostro percorso e come si è costruita l'integrazione e l'intimità. Abbiamo dato questo titolo proprio alla ricerca della coesione e dell'intimità perché a nostro avviso è una ricerca e la ricerca ci ha aiutato in questo, quindi diventa un po' un gioco di parole, ma c'è il senso proprio dell'intervento. E siamo partiti un po' dal nostro padre, da Bern, nel riprendere il senso della coesione, no? Così come lui ce lo descrive nel testo, no? Sui gruppi, quindi come questa forza che va ad unire rispetto a forze disgreganti che possono essere interne o esterne e che quindi va a unire e unisce i momenti soprattutto di difficoltà, quando possono esserci state delle pressioni esterne come il Covid, ad esempio, o anche, se già lo vogliamo rapportare alla ricerca, il pericolo della nostra sopravvivenza con analisi transazionali, no? Riascoltavo un po' proprio gli stralci del nostro ultimo convegno e in cui appunto, come dire, era quasi minacciata la nostra sopravvivenza, per cui, come dire, era necessario unirci, farci forza e strutturare un piano comune in questo senso. Mentre l'intimità, proprio come questa relazione autentica bambino-bambino, e mi sono chiesta in che modo, no? Sia la nostra associazione e poi nella ricerca abbiamo potuto sperimentare questo. Allora ho riflettuto che ad esempio la coesione poteva essere il
cosa abbiamo fatto, no? Quindi le forze che ci hanno dato per fare cosa, e l'intimità, il come le abbiamo realizzate. Rispetto, diciamo, alla SIMPAT, penso come anche tutte le altre associazioni, siamo passati in seminari online, siamo riusciti a fare dei convegni in presenza e poi anche il nostro corposamente. Quindi, ad esempio, già un'apertura, no? C'è stato il convegno dell'anno scorso a luglio, a cui ho partecipato Rino con il suo intervento, che era proprio sull'ascoltare il post pandemia, i nostri silenzi, quello che avevamo vissuto. E approfitto invece per invitarvi al prossimo, che ci sarà il 10-11 giugno, che è sui sogni, non solo sui sogni come attività notturna, diciamo così, ma anche proprio sui nostri sogni intesi come desideri. E credo che questa giornata sia uno di questi, cioè sia un portare avanti un sogno che è quello di dimostrare la nostra efficacia attraverso le ricerche che stiamo portando avanti. E poi ci sono stati i nostri incontri di Corposamente, che sono proprio delle giornate dedicate alla nostra cura del corpo e della mente, in cui sono invitati soci e non a prenderci cura di noi, attraverso anche massaggi, attraverso esperienze nella natura, e proprio come delle carezze, una coccola da questo punto di vista. L'ultimo l'abbiamo fatto in Marina di Navarota, il tema era proprio anche quello del contatto con gli elementi con l'acqua. Vengo infine agli incontri online, e quindi ai seminari, e questo è quello che ho fatto ad esempio con Bambè, in cui ci siamo incontrati sempre Rino, nei piccoli gruppi di lavoro come primogeniti, che era appunto messi a seconda del numero, diciamo, nella famiglia. E da qui, l'ultimo che c'è stato sabato, mi darà adesso il via per proseguire a parlare con voi rispetto alla ricerca. Dunque, l'incontro che abbiamo avuto sabato scorso con Cornell portava il titolo dell'incontro che ci sarebbe dovuto stare proprio nel convegno di tutte le associazioni italiane insieme. E come leggete, superare il narcisismo delle piccole differenze e costruire comunità professionali, l'ho sentito molto legato a questo discorso della coesione e dell'intimità, ed è per questo che lo voglio usare anche come filo conduttore per noi in questo senso. Cornell rispettiva proprio di come ci sia bisogno per uscire dai nostri, no, piccoli narcisismi che ci fanno sottolineare spesso le differenze dall'altro e quindi respingerlo, allontanarlo, come sia necessario invece introdurre l'elemento della curiosità e mantenerci in uno stato di incertezza per aprirci agli altri, per accogliere e quindi costruire questo tipo di comunità. E penso che questo sia stato proprio il passaggio, ecco, decisivo, importante per noi per avviare anche la ricerca. Dunque, intanto come SIMPAT abbiamo partecipato anche precedentemente alla ricerca fatta sulla depressione e anche su quella attuale, sto partecipando ancora, sono una guida sostenitrice e diciamo al terzo caso che seguo tra la depressione e l'ansia, la depressione proprio in prima persona come ricercatrice, che comunque, come dire, in primis definisco un'analista transazionale, la clinica è fondamentale nella mia vita, no? Poi è arrivata la didattica, le supervisioni, il mio ruolo successivo anche nella scuola, però credo che il mio primo impegno lo riconosco proprio nel, come dire, anche stare in prima linea rispetto a questa, a prendermi un impegno le cose in cui credo, con i miei, anche verso i miei pazienti, e incarnare in qualche modo quelle cose quando le vado anche a spiegare agli allievi, no? E qui voglio ringraziare Benelli e Paolillo, che sono venuti e che hanno portato poi seminari, nel senso che il passaggio successivo dal maggio 2019 è stato quello di portare i loro seminari all'interno della SIMPAT e della nostra scuola di specializzazione. Per cui di formarci, di formare noi per poi poter andare avanti. Quindi ci sono proprio i passaggi che abbiamo
abbiamo costruito anche con ella. Ecco, questi sono stati gli incontri, uno prossimo ci sarà anche a giugno prossimo, sono nati dal 2020, poi c'è stato uno anche l'anno scorso e il prossimo ci sarà a giugno. Quindi questo per dire come il senso di coesione, così come l'abbiamo interpretato, no? Unirci in questo senso. E da lì poi, dopo il primo incontro, c'è stata la costituzione del gruppo di ricerca, come avete fatto tutti voi. Gruppo di ricerca che quindi ha iniziato a incontrarsi mensilmente e a ricercare, diciamo, sia un gruppo che poi portasse avanti i casi in questo senso. C'è stata la scelta di quale modello poi utilizzare, quindi ci sono stati soprattutto gli SCID per gli adulti con un livello 3 e invece un livello 1 con gli adolescenti. Ecco, per quanto riguarda gli adolescenti c'è stata un'ulteriore collaborazione, no, rispetto al senso di coesione, perché è stata fatta con Itaca anche, ovviamente, e con Alessandra Prosperi, che è sia una nostra socia anche oltre che, quindi lei già è un senso di coesione incarnato, e che i nostri allievi fanno anche il tirocinio, svolgono il tirocinio presso il suo centro di SRM di Velletri, per cui quello è stato un centro che ha afferito alla ricerca in questo senso, no? Come ASL. Per cui, insomma, siamo pronti per la piattaforma con i casi che abbiamo seguito. Attualmente ne abbiamo 7, di cui sono ancora in corso, 3 di adulti e 4, diciamo, per gli adolescenti. Siamo felici, diciamo, di partecipare e di contribuire in questo senso. E ci sono alcune riflessioni che facevamo rispetto al percorso svolto fino a questo momento, no? E delle riflessioni anche sull'interrogarci rispetto a se non è andato qualcosa troppo bene o cosa si può migliorare, no? E già questo incontro per me è stato molto arricchente, cioè sentire come gli altri, no, hanno preso spunto per prendere i contatti, il video, le idee per andare avanti. E a volte magari, ecco, succedeva che c'erano questi incontri mensili, ci ritrovavamo e all'inizio c'era un grande entusiasmo, come nell'incontro di formazione, anche l'ultimo 100 persone, poi nel momento in cui andavamo ad iniziare i casi si contavano, no? E allora mi sono domandata, cioè, qual è la resistenza? C'è la difficoltà a trovare i casi? E ci siamo anche chiesti, questo periodo di Covid forse l'ansia può interferire, no? Perché è aumentata, no? Una serie di riflessioni che ci facevamo a riguardo. E allora anche qui ho pensato all'intimità, cioè come costruire, come ricercare quella relazione autentica che poi permette anche agli altri di dire: io ho questa paura, io ho questa difficoltà, no? Nel mettermi dentro, nel mettermi in gioco. E che forse aiuta poi anche a superarla, ci dà modo di superarla e quindi di aumentare questo tipo di lavoro insieme, no? E per cui, ecco, vado proprio a concludere con la frase, una delle frasi che ci ha detto Cornelia quando ci ha salutato l'altra volta, in cui la prima parte è la mia e l'ultima è la sua. Possiamo intendere, secondo me, la ricerca, il ricercare, come quello stato di tensione e incertezza che spinge fuori dal narcisismo individuale delle piccole differenze verso la costruzione di una comunità scientifica personalizzante. Grazie.